Tutti e bentornati sul canale, oggi nuovo video haul. Se non conoscete questo marchio, vi capisco perfettamente. Allora, anzitutto il marchio è Mua Makeup Academy. Io l'ho scoperto anni fa, se non sbaglio all'epoca ancora forse non conoscevo neanche Makeup Revolution e ho fatto il primo ordine nel 2015. Sono sicura di avervi parlato di uno di questi prodotti in uno dei primissimi video top 5 sotto i 5 euro, perché avevo parlato di un piccolo blush che purtroppo non fanno più e ultimamente ho riscoperto una loro palette, la sto usando veramente tanto. Oggi non l'ho usata giusto per fare un make-up un po' diverso dal solito, perché ultimamente sto usando quel colore e basta, e me lo state chiedendo spesso, mi sa. Non mi perdo troppo in chiacchiere perché tanto ve la mostrerò nel video dei preferiti. Quindi ho pensato, ma andiamo a rispulciare questo bel sito. Era una vita che in realtà non entrava in quel sito e secondo me ho fatto un po' di confusione mentale. Vi spiego. Mua io l'ho conosciuta più o meno in concomitanza con Elf. Forse Makeup Revolution ancora non esisteva, non vi voglio dire una scemenza. Però vi parlo 2015, stiamo parlando di 4 anni fa buoni. Elf, io avevo fatto due ordini, proprio i miei primi haul, che acquistavo tipo un botto di pennelli perché all'epoca non avevo pennelli. Comunque, Elf da anni non spedisce più in Italia, non so perché in realtà, ma non spedisce più in Italia ed ero convinta che anche questo marchio non spedisse più in Italia. Da poco, proprio perché ho risparmiato questa palette ombretti, ho detto vediamo un po', e c'era scritto che le spedizioni in Italia esistevano. Semplicemente c'erano due tipi di spedizione, non vorrei confondermi, però sotto le 40 sterline le spedizioni sono tipo 9 euro, sopra le 40 sterline le spedizioni sono tipo 4 sterline 95, quindi circa 6 euro. Io straconvinta che la sterlina in realtà valesse meno dell'euro, invece come ho visto il carrello ho detto oh no, non è così in realtà. Quindi ho coinvolto Amica, proprio perché ho detto non mi va di spendere 9 euro per una spedizione, e quindi ho detto vabbè, almeno arriviamo a 40 sterline e ci dividiamo le spese. Lei non conosceva questo marchio, quindi adesso mi vuole ancora più bene in realtà. E adesso vi mostro brevemente che cosa ho acquistato, contando che è tutto qui dentro, io ancora non ho tolto niente. Ah, menzione d'onore per l'imballaggio, fantastico, perché adesso vi faccio vedere i prodotti che ho acquistato. Allora, un botto di Pluriball, prima cosa. Poi ci hanno anche regalato una palette, sì, una palette, ci hanno regalato una pochette della Pro Base e la loro linea Pro per la base, appunto, quindi ci sono fondotinta, correttori, etc. Questa la regalo da Amica perché io non è che odio le pochette, ma non ne vado matta, nel senso, boh, ho la mia da borsetta dell'unicorno, ne ho un paio a casa e per me sono a posto, cioè non sono come lei che se va compra pochette. Infatti io dalla Spagna le ho portato una pochette con dentro le maschere, che fra l'altro erano molto carine. Ci ho trovato queste pochette da Ale Hop con i cactus, ma sono stata brava e non l'ho presa. Comunque vi faccio vedere brevemente che cosa ho acquistato e vi ripeto, io non ho provato niente, proprio nulla, perché comunque io non lo faccio così. Lascio tutto in scatola, sennò magari poi dico, ah, come da poco. Nel video di Marcellone io sapevo che avrei dimenticato qualcosa. Se non l'avete visto ve lo lascio qui, perché ho dimenticato di mostrarvi una cipria che ho acquistato di W7, è una cipria in polvere libera, perché l'ho provata subito, lì c'erano 35 gradi ogni giorno, quindi mi serve qualcosa per opacizzare bene. Quindi non mi frega più, ogni volta che faccio uno devo tenere tutto in scatola, c'è poco da fare. Allora vi faccio vedere brevemente che cosa ho acquistato. Questi li ho solo aperti, volevo sentire il profumo e vedere il colore, ma non li ho swatchati, sono stata bravissima. Questi sono i matte lipstick nella colorazione Heartbreaker e Heartfelt. Adesso li proviamo insieme. Cioè, hanno un profumo buonissimo. Non è nauseabondo. Comunque, questo è il colore. Vedete, non li ho provati, li proviamo insieme. Allora, sono riuscita a trovare il carrello e per fortuna ho messo i prezzi in euro. Questi rossetti costavano ognuno una sterlina e mezzo, quindi vengono 2,13 euro. Quindi iniziamo. Allora, questo è Heartfelt. Oh, sono emozionata. Vediamo un po'. Qua, dai.
Mamma mia, spettacolo! Questo è Heartfelt, è estremamente matte, veramente bello, però sembra un matte molto cremoso, cioè matte che però non secca le labbra, poi staremo a vedere. L'altro invece, vediamolo un po', wow! In camera lo vedo un po' più fragola. Spero che non alteri troppo i colori, sennò come sempre vi faccio la foto, anzi la faccio adesso e a prescindere ve la metto. Sembrano veramente bellissimi. Poi, mi sono dimenticata, questi avevano la plastichina trasparente, quella con tratteggiata si è tolta in un attimo, ma ognuno era imballato ancora meglio. Poi, bronzer, ogni prodotto è imballato in questo modo, veramente il migliore imballaggio mai visto. Allora, ho acquistato il Matte Bronzing Powder nella tonalità Solar 110. Qua c'erano un botto di bronzer e se non sbaglio tipo alcuni erano shimmer e altri matte. Noi ovviamente abbiamo puntato sul matte, così vedete bene il colore. Ho scelto questa perché mi sembrava abbastanza fredda in realtà, o meglio mi sembra neutra, non è né troppo fredda né troppo calda. Non ha odore, molto bene. Questa non vedo l'ora di provarla. 11 grammi ed è cruelty free. Io adesso rimetterò tutto nelle bustine, poi con calma ve lo smisto. Poi ho acquistato 3 blush. Caspita, qua proprio. Allora, direi di pulirci la mano prima di fare un casino. Dai, si rimuovono abbastanza velocemente. No, in realtà hanno macchiato. Chissà come sono tenuta. Poi vi dicevo, ho acquistato 3 blush. Che mi è preso? Non lo so. Vi dico che però devo ammettere che se l'imballaggio è fatto così bene, il lato negativo è che le foto non sono per niente realistiche. Ho dovuto cercare ovunque swatches, foto su Pinterest, Google, non trovavo niente. Quindi alcune cose ci siamo un po' lanciate nell'acquisto. E il primo è Papaya Whip ed è un pescato, non lo so, bellissimo. Questo non dura un po' chimico, io devo annusare tutto. Comunque, un bellissimo pescato. Sul sito sembrava un colore smortissimo, in realtà è molto bello. Poi ve li faccio vedere tutti e tre vicini, così spero in qualche modo di aiutarvi. Poi ho acquistato numero 2, Rose Tea, che è molto rose in realtà. Allora, dalla camera sembra un rosa Barbie, in realtà è un po' più malva. Quindi questo, Rose Tea, e l'ultimo, Rouge Punch. Cioè, da notare l'imballaggio, eh. E questo è il colore. Adesso ve li metto tutti e tre vicini, così spero, mamma mia, se mi cadono. Ok. Quindi il primo è Papaya Whip, il secondo è Rose Tea e l'ultimo è Rouge Punch. Così vedete bene la differenza fra i tre e nel caso se qualcuno è interessato a fare un ordine almeno e trova qualcosina in più rispetto a quello che c'è sul web. Poi, oh, questo ragazzo lo proviamo subito. Ah, i blush, vi dico i prezzi. I blush sono 2,88 euro l'uno. Un illuminante. Mua è famosa per gli illuminanti, o meglio, è secondo me uno dei loro best seller. In Spagna io li ho visti i loro illuminanti, ma c'erano solo un illuminante color smeraldo, era un celeste dei riflessi verdi, che avrei detto mai di usarlo come illuminante, e uno viola, ma non lilla, tipo quelli della palette di Makeup Revolution di Soft Dust Nails o Lavender Steel di NYX, era viola, quindi ho pensato ma altri colori no, vabbè. E ho acquistato, allora anche qui scarsità di foto è troppo elevata, e ho acquistato Pink Shimmer, amica ne ha acquistati di più. Vi faccio anche vedere il suo ordine perché ce l'ho ancora io, non siamo ancora riusciti a beccarci. Anche questo cruelty free e il colore Pink Shimmer. Cioè, guardate la meraviglia.
lo proviamo insieme. Wow, era esattamente come me lo immaginavo. In realtà in camera non rende, ha tipo un riflesso rosa, non madreperla, ma molto molto bello. Mi piace perché è una perla veramente sottile. Io questo non so perché l'ho acquistato, in realtà l'ho visto, l'ho messo nel carrello e amica mi fa: amica, sei sicura di voler mettere un illuminante liquido quando lo usi che non li usi? E io, ah, meno male, ci sei tu che mi dici queste cose, lo tolgo. Ho visto un mini video su Instagram nel profilo appunto di questa azienda, l'ho rimesso nel carrello, a mani basse proprio. Sono tre illuminanti in realtà come colorazioni. Una è tipo opal, la terza me la ricordo, e questa è la colorazione sublime, lo diciamo all'italiana, lo proviamo insieme, fa parte dei Mua Lux. Hanno tutta una linea, c'è la Pro Base, la Pro Lux, dove ci sono anche un sacco di rossetti liquidi, però dalle foto mi sembravano dei rossetti liquidi estremamente secchi, cioè questo è l'impressione, perché vedo proprio come la modella magari si rivedeva tutte le crepe, ho detto no, questi non li prendiamo. Cioè, ma io quando lo uso adesso, l'estate praticamente l'estate è finita, io vorrei vivere 12 mesi l'anno d'estate, proprio per mettere queste cose illuminanti, Poi dalle 5 del pomeriggio per me si può fare inverno inoltrato, perché comunque adoro tutte le stagioni. Di ogni stagione mi piace qualcosa, non sono di quelle che io odio l'inverno, io odio l'estate, di ogni stagione mi piace qualcosa, però veramente mi mancheranno tutti questi così satinati per le scenti. Ma stiamo scherzando? Un odore schifosissimo. Vabbè, vediamo. Sì, ciao. Oh mio Dio. Oddio, ma perché non l'ho scoperto prima? No, vabbè. Spettacolo. Quindi qua non c'è niente. Wow. Bellissimo. E fra l'altro non crea neanche stacchi di colore, perché ce n'era uno, il più scuro, che avrebbe comunque creato stacchi di colore. Questo è veramente bellissimo. La ragazza fra l'altro lo usava proprio come base su tutto il viso e poi applicava il fondotinta. Questo lo proverò assolutamente. Questo già da domani ce lo proviamo. E fra l'altro questo l'ha preso uguale amica, abbiamo fatto un acquisto in comune, più di uno in realtà. Poi ho acquistato, l'illuminante era scontato, che era nella sezione dei saldi, l'illuminante in cialda 3,25 euro, scusate, me ne sono dimenticata, e invece questo liquido viene 3,50 euro. Poi ho acquistato due prodotti della Pro Base, ho visto che comunque il loro fondotinta è super mattificante, super coprente, perché si vede, mi sto riempiendo di porcherie, tipo delle mini cisti. Non so ormai più che motivazione dargli. Ce le ho e quindi le copriremo. Io ho acquistato la colorazione 130. Non vi dico la fatica per scegliere i colori. Allora, hanno una gamma di fondotinta immensa. Questo costa 5 sterline e il prezzo in euro, se non sbaglio, di 6. Perché adesso mi dà 4,75 euro? Non è possibile. Ah, ovviamente ci sono i saldi. Grazie. Grazie. Quindi, raga, tutti i prezzi che vi ho detto sono sbagliati. Aspettate, vado nella home. Ah, bene. C'è il 25% su tutto. Molto bene. Molto bene. Vediamo fino a quando dura. Io non so quando riuscirò a pubblicarvi questo video. Penso lo pubblicherò giovedì prossimo, qui sicuramente sarà già finito, fino a oggi. Adesso vi ridico tutti i prezzi corretti, datemi un secondo. Allora, i blush vengono 3,50 euro, io vi ho detto 2,80 euro perché è lo sconto. I rossetti vengono 2,50, me lo ricordo perché erano una sterlina e mezza ogni rossetto, tutto, vabbè, li provo. L'illuminante invece era 3 sterline e quindi viene 4 euro, con lo sconto 3,25 euro. Il bronzer 3,50 euro, invece l'illuminante liquido
era già scontato da 6€ a 3,50€. Tornando a noi, fondotinta, io ho preso la colorazione 130 e vi stavo dicendo, hanno un botto di colorazioni suddivise tutte per sottotono, quindi l'idea è bellissima. Non ci sono foto, cioè loro hanno messo un'unica foto con tipo due o tre pezzi di braccio con tutti i colori, ma non è chiaro, è troppo piccola la striscetta e non si vede bene, quindi io ho preso il 130. Spatolina, ci piace. Il colore visto così dovrebbe andare. Secondo me dovrebbe andare. Vediamo un po'. È mattificante, sì, si vede subito. Ed è anche bello coprente. Ci piace. Ultimo prodotto che ho acquistato, poi faccio vedere gli altri, è il Pro Base Full Coverage Concealer. Allora, pensate che io avevo anche il dubbio di acquistarne due, perché ho detto alla mia ammetti che mi piace, e poi ogni volta sono quei 6€ di spesa di spedizione, e mi fa sì, ma ammetti che non ti piaccia. Giusta osservazione. Io non capisco, quando piastro i capelli me li sento di un secco, adesso si stanno gonfiando, vabbè. Comunque, ho preso la colorazione 110, mi sembra molto chiara, in realtà è un po' chiara, è un po' chiara per le mie occhiaie, con questo ho paura di diventare grigia, però magari lo uso per illuminare o boh, un uso glielo troverò. Vediamo un po'. Beh, anche questa è una buona coprente, devo provarlo sulle mie occhiaie. Si è andata anche abbastanza bene, però vediamo. Vi dicevo, troppe difficoltà per scegliere i colori, purtroppo, veramente alte. Vediamo, questo è tutto quello che ho acquistato io. Vi faccio vedere brevemente i colori che ho acquistato mica, perché lei ha acquistato cose diverse da me, non tutte, ma molte sì. Allora, lei ha acquistato una palette che però è sigillata, questa non la apro, ed è la Blushful, il trio di blush. Questa l'avevo messa anche io, poi ho detto, non mi sta facendo impazzire i colori che ha dentro, non la prendo. Poi ha preso, poi c'è, mi sono dimenticata, c'è anche la linea Glow, quindi c'è la Pro Base, la Luxe e la Glow, che sicuramente era una linea estiva, e lei ha preso questo, io non apro niente, sono suoi, vi faccio giusto vedere i colori. Questo è Highlight Kit Golden Delights, così se qualcuno è interessato si vede i colori. Poi gli ha acquistato altri colori di illuminanti, questo è Hollywood Rose, che è un rose gold molto rosa in realtà, cioè è scurissimo secondo me. Ero un po' indecisa di prenderlo anch'io, poi ricercando. Allora, vedete, degli illuminanti ci sono tante foto degli swatches, ma non ci sono i colori, cioè non ci sono i nomi abbinati ai colori. Peccato, veramente. Poi, altro illuminante che lei ha acquistato, è Golden Scintillation, ed è questo qui. Questo era indecisa se prenderlo, avevo paura fosse troppo giallo. Sicuramente è da vedere indossato. Poi lei ha acquistato anche due ciprie, io no perché sono zeppa piena, e ha preso la Ultra Fine Loose Setting Powder, che è questa trasparente. Tra l'altro c'è un botto di prodotto, quanti sono? Ah, come ingrediente ha solo la silica, quindi questa è un botto opacizzante. 18 grammi, e questo non vi so dire i prezzi, se non sbaglio tipo 4 sterline, più o meno, quindi 5€ qualcosa. E poi ha preso l'Ultra Fine Loose Setting Powder, però questa è Mattifying Translucent, ma è giallina, questa è un po' più giallina. Poi le ha acquistato anche una cipria Pro Base Full Coverage Matte Pressed Powder. Io non l'ho acquistata perché, appunto, essendo un full coverage, poi bisogna vedere quanto è full coverage, temevo per la coprenza, perché è molto gialla, molto chiara, quindi ho detto questa la passo. C'erano altre due colorazioni, ma una tipo era rosa e l'altra era scurissima, quindi ho detto questa la passo. Mi sarebbe piaciuto in realtà provare anche una cipria. Poi vediamo cosa altro ha preso. Ah, lei ha preso due bronzer, così vedete anche le differenze. Allora, il 110 è quello che ho anche io, però l'ha preso anche il 120. Ecco, così vedete bene. Questo è quello che avete visto che ho preso anche io, e questo è il numero 120. Poi lei ha preso anche questo Light Lustre, sempre della linea Mua Luxe, ed è un duo illuminante nel colore Majesty, e sono due illuminanti, sembrano entrambi in polvere,
uno più dorato e uno leggermente più rosato. Poi lei ha preso un correttore, ma ha preso una colorazione diversa alla mia. Confrontiamoli. Allora, questo è il mio, il 110, il suo è il 104. Forse il suo è più rosato. Sì, il suo è più rosato, ma proprio minimo. In ultimo lei ha preso lo stesso illuminante liquido, Liquid Highlight, nello stesso colore ho preso io, ma lei ha preso anche un fondotinta diverso da quello che ho preso io. Allora, io ho preso il 130 e lei il 110. Questo è il 130 e questo è il 110. Secondo me per lei è perfetto. Vederlo così, secondo me, è perfetto. Allora, mi sono dimenticata di leggervi cosa c'è scritto. Longwear Matte Finish Foundation, Full Coverage Longwear Formula with a Matte Finish. Blends easily for shine control that lasts all day. Quindi si sfuma semplicemente per controllare il lucido e dura tutto il giorno. Non vedo l'ora di provarlo, sono curiosissima. Come potete vedere, abbiamo sì gusti molto simili, però ad esempio io ho preso qualcosina a labbra e lei ha preso più cose per la base, ma io ovviamente non avevo dubbi. Quindi questo è tutto quello che ho acquistato su questo sito. Nei prossimi video vi dirò le mie impressioni, ve li farò magari anche vedere in azione. Anzi, mi manca la cipria, perché se no potevo farvi un video mi trucco solo con Muo Makeup Academy, ma non ho una cipria. Non ho una cipria perché ho... Ah, non ho acquistato Prime. Né io né lei abbiamo acquistato Prime, fra l'altro. Non mi ispiravano, non lo so, a parte che ne ho tantissimi, ma non mi ispiravano. Perché sennò ho fondotinta, correttore, bronzer, blush, illuminante e rossetto. I mascara. Non ho preso mascara, ma non mi ispiravano. Cioè, sono tipo tre in croce. Boh, così a pelle non mi ispiravano per niente. Facciamo così, vi lascio il sondaggio se vi va o meno di vedere questi prodotti in azione e vi giro direttamente un video dove li proviamo insieme. Per questo video quindi è tutto. Spero che vi sia piaciuta come novità e spero di avervi fatto conoscere comunque un marchio sempre low cost ma molto diverso, perché ripeto, non ci sono foto, non lo conosce quasi nessuno sto cavolo di brand. Se questo video vi è piaciuto mi raccomando lasciate un like e io aspetto i vostri commenti. Io vi saluto e vi mando un bacio gigante e ci vediamo nel prossimo video.